Stop! T'ha fregato Gio, siamo di fronte a un nuovo record. Quanto ha fatto? 99. Ah ah, sono balzato al vertice della classifica! Cazzate, il mio record di 96 è rimasto imbattuto. Li ho contati anch'io e non erano più di 94. È dura ammettere la sconfitta, eh? Allora prego, accomodati. Facci vedere di che è capace il vero erede di Diego Armando. No, raga, stiamo andando troppo per le lunghe. Poi c'è l'appuntamento con la Betty. L'ultima volta. Questa volta però non potrete negare l'evidenza. Oh, riattacca il cronometro, assistiamo pure al record dei 100 metri oggi. Vai Giorgio! Vai! Corri Giorgio, corri! Corri! Grazie per aver ritrovato il pallone. Colpa del mio amico, è un po', come dire, Pirpantello. Ora devo dargli una lezione, mi serve il pallone, capisci? Il pallone è mio. Sei italiana? Capisci la mia lingua? Amen. D'accordo che non sarà uno chef, però la matriciana è sempre venuta una delizia, Gio. E poi tutti quelli che l'hanno mangiata sono ancora vivi per raccontarlo, quindi. Prima dicevi di avere fame.
Lì fuori stavi quasi per sbranarti il pallone. Beh, il cuoio non è che ha lo stesso sapore della mia pasta, te lo garantisco. Non posso. Non ci riesco. Ma cos'è che non va? Non so, soffri di qualche allergia? Proprio una brutta amnesia. Secondo me, oltre al nome, si è dimenticata pure come si usano le posate. Ricordi una mia cucina? Non vedi che sta male? Non posso mangiare davanti agli altri. Ma è questo il problema? Ma guarda che mica mi scandalizzo. Sai quante robe se ne impasto? Possibile che non riesci a capire la gravità della situazione? La ragazza ha bisogno di aiuto e non delle tue battutine di merda. Ma che cazzo stai dicendo? Siamo noi che ci abbiamo bisogno d'aiuto. È da un mese che non battiamo chiodo. Non ci abbiamo un lavoro, ci scade pure l'affitto. Se non era per le tue manie di grandezza, quest'ora saremmo ancora dietro quel bancone. Ah, bel lavoro, eh. Fare 100 cappuccini all'ora e versare grappa alle carogne più infami, tu me lo chiami il lavoro, me lo chiami. È sempre meglio che cazzeggiare qui tutte le mattine oppure andarcene al parco ad aspettare i tuoi cari amichetti. Guarda che sono pure i tuoi cari amichetti, eh. Insomma, basta. All'affitto ci pensiamo dopo. Ora dobbiamo vedere come sbrigarcela con quella. Se è per questo io una mezza idea ce l'avrei. Smettila. Allora te lo dico. Quella si è fottuta il cervello a furia di paste tagliate con la parecchina. Oppure una malata, una psicopatica. Magari per davvero è fuggita da una clinica. Oppure se fosse, a chi la affidiamo? Ma già vuoi buttarla fuori? Ma sei impazzito? Mica ci capita tutti i giorni di avere una tipa come quella dentro casa. Non ho detto questo. Entro domani dobbiamo sapere chi è, da dove viene almeno. Mica possiamo tenercela qui, come un ostaggio, aspettando che le torni la memoria. L'unica cosa è portarla alla polizia. Lì faranno ricerche incrociate, esami, DNA, insomma tutte quelle cose per scoprire l'identità di una persona. Va bene, vado a vedere la polizia. Se non ci viene un'idea migliore, ce l'accompagniamo insieme, ok? Ok. Niente. Ele. E che vuol dire? Ti chiami Ele? No, ma mi è venuto in mente che il mio nome finisce in Ele. Beh, è già un inizio, anche se è la fine di un nome. Credo sia Adele. Sì, Adele. Nient'altro. Non riesci a ricordare dove abiti? Da che cosa stavi scappando? Almeno come hai fatto ad arrivare al parco? No, ricordo soltanto una specie di vasca. E poi buio. Tanto buio. Adele, ehi, aspetta, appoggiati, dammi il braccio. Aspetta, ti tiro su. Dai, su, andiamo. Adele, sai che hai mangiato con troppa fuoco. Dai, siamo arrivati. Thank you.
cercando questa ragazza. È scappata di casa. Ha bisogno di prendere al più presto le sue medicine. Somiglia parecchio a una tipa che ho visto proprio stamattina. Qui vicino, all'ingresso del parco degli acquedotti. Ed ha anche un'aria molto strana. Soffre di qualche malattia mentale. Sì. Quanto è lontano da qui? Cosa? Ah, il parco? Beh, diciamo che in fondo a questa strada. 200 metri. Non è molto lontano. La ringrazio. Buonasera. C'è un po', come dire, il cervello fuori asse, ecco. Beh, meglio. Ne rifamo pure le sospensioni. Gerardo, hai finito le ricerche? Non dovresti stare sulla scrivania quest'ora. Le persone, allora perché non ti sei dato al volontariato? Ma sai che è un'idea? Ma quasi quasi comincio proprio stasera. Ma no, tu non vai da nessuna parte. Aiutami piuttosto. Ti sposti? Per favore. Thank you.
Appoggiati bene. Appoggiati. Mi dispiace, io non volevo darvi tutti questi problemi. Problemi? No, non devi preoccuparti. Voi non c'entrate nulla con questa storia. Siete stati così carini ad ospitarmi. Storia? Ma allora hai iniziato a ricordare? Ricordi? Ricordi qualcosa? Stanno tornando i ricordi, ma non riesco ancora ad avere un quadro definito. Chi è Gerardo? Non lo so. Sei stata tu questa sera a chiamarmi con quel nome, davanti agli altri. Non ricordi proprio... No, sul serio, sono stata sempre a letto dopo che ho dato di stomaco. E non ricordi nemmeno che fino a qualche minuto fa stavi qui in piedi sul cuscino? No. Da quando è entrato nella mia vita Piero, tutto è così strano. Ti va di parlarne adesso? No. Se vuoi riposare... No, cioè, sì, 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 però... Però ti prego, non lasciarmi solo al buio. Mi chiamo Adele. Adele Adimari. Ero iscritta alla Sapienza. Un giorno in biblioteca incontrò un ragazzo, questo Piero. Era un ragazzo da modi garbati, gentili, molto riservato, con una cultura eccezionale. Apparteneva a una famiglia di intellettuali francesi, i Dujols, e si trovava a Roma per un dottorato di ricerca in storia delle religioni. Non ho mai provato una passione così sfrenata per qualcuno. Dopo pochi giorni mi chiese di andare a vivere con lui in un appartamento alla Balduina. I primi tempi non facevamo che... Beh, abbiamo avuto una relazione un po' esuberante. Ma i bei giorni finirono presto. La passione si stava trasformando in una prigione. Non faceva altro che stare sulla scrivania per le sue ricerche su non so quali libri antichi. E quando gli dicevo che mi trascurava, mi dava della matta, la bambina. Cominciò a vietarmi di uscire di casa da sola. Ero il suo ostaggio. E poi le migrane, quei dolori lancinanti che mi perforavano il cervello. Sono convinta che fosse per quei rumori. Non so bene cosa fossero. Mi resi conto che venivano dall'armadio. E sull'armadio, sulle ante dell'armadio c'erano dei simboli. Lui diceva di non sentire niente. Che ero matta. Che se non la finivo con quella storia, mi chiudeva in quella stanza per sempre. Così sono scappata. È l'ultima cosa che ricordo. Non so bene quando sia successo, se ieri, un anno fa o un'altra vita. Ho aspettato che si addormentasse sulla scrivania. Ero a letto, vestita. Mi sono alzata senza scarpe. Ho attraversato il corridoio. Sono caduta. Oddio, sono caduta. Poi lui si è svegliato, mi è saltato addosso. Mi urlava che gli appartenevo, che mi avrebbe sepolta viva. E poi...
non mi lasciare da sola a voi. Va bene, dormirò nel nostro letto. Ora però devi riposare. Adele, io mi chiamo Rachele. Nessuna Adele, né Rachele, né nient'altro. Secondo me quella dovrebbe chiamarsi Babele per quanto sta incasinata. Nessun caso di scomparsa nella Balduina. Pare proprio che nessuno la stia cercando. Secondo me ti ha raccontato una mera dichezzata. Dammi retta, tocca portarla dalla polizia. Poi ci pensano loro a scoprire se la storia del francese psicopatico è vera oppure è un incubo di indigestione. Sì, ma dobbiamo aspettare che si rimetta, ha ancora dei decimi di febbre. Senti, io mi sono rotto di stare dentro casa con quella schizzata. Sì, ma secondo te dove la portiamo in quelle condizioni? Ti sei messo pure a fare l'infermiera adesso. È proprio vero, dopo un po' d'astinenza le femmine fanno sempre un brutto effetto, eh? Io me ne vado. Dove vai? A migliorare il mio record di palleggi, perché tanto quello di cazzate, ma da mo' che l'abbiamo battuto. E se lei si sente male?
5 giorni salverò le anime dal caos liquido del nulla. Sarò messo a godere del sommo prodigio che in un unico remet mescola tutte le lacrime dell'occhio caduto, dirà. Cercando? Temo che Rachele non le abbia parlato di me, ma non posso biasimarla considerando le condizioni peculiari nelle quali è costretta a vivere sin dalla nascita. Dalla nascita? Mi sta parlando di una malattia congenita. Disturbo dissociativo dell'identità. In base alla sua anamnesi, Rachele ne soffrirebbe sin dall'infanzia, come avviene di frequente nei disturbi post-traumatici. Ma mi scusi, non mi sono presentato. Gerardo Cancellier, psichiatra specializzato nel trattamento terapeutico dei disturbi della personalità. Sì, c'è una cosa che però non capisco in tutta questa storia. Perché se ne va in giro con quella foto da mostrare alla gente? Non sarebbe più logico, che ne so, denunciare la scomparsa, andare alla polizia? Stavo per l'appunto per chiarire il motivo di questa mia singolare condotta. La scelta di condurre le ricerche in segretezza deriva dalla mia premura di non allarmare i genitori. Sono stati loro ad affidarmi Rachele affinché potessi sperimentare su di lei una nuova terapia di mia creazione, fondata sulla convivenza domestica. In altre parole, Rachele, da 2 mesi, convive con il sottoscritto. Per non essere sottoposta alle sollecitazioni nocive della società esterna. Allo stesso tempo, la mia presenza costante le garantisce quella stabilità emotiva e quell'equilibrio relazionale che la sua sindrome e il suo ambiente familiare le hanno da sempre precluso. Beh, non per offenderla, ma sembra che non abbia funzionato. Come in ogni terapia, i risultati sono stimabili solo nella lunga durata. Non è la prima volta che Rachele si allontana di casa. Dopotutto la sua è una reazione più che giustificabile all'interno del quadro sintomatologico della psicopatia. Anche la prima volta mi sono messo sulle sue tracce senza sollevare polveroni mediatici. Puoi immaginare quanto siano voraci i mezzi di informazione. Ero convinto che non avrebbe lasciato la città e che l'avrei ritrovata nel giro di un giorno. E come vede, è quello che è accaduto di nuovo. Comunque, a noi ha detto di chiamarsi Adele e ci ha raccontato tutta un'altra storia. È una delle tante identità prodotte dalla sindrome. Rachele incarna il caso più affascinante di proliferazione di personalità secondarie che sia mai stato diagnosticato dalla nascita della traumatologia.
Capisco. Devi stare calma. Adesso torniamo a letto e poi mi racconti tutto, ok? Mi ha detto che mi chiuderà lì dentro. Che mi chiuderà lì dentro per sempre. Devi stare calma. Mi ha seguito. Mi ha seguito da Meto. Sta tornando. Ha detto che farò la fine di tutte le altre. Altre? Chi sarebbero? Buio. Buio. Adele. Buio. Adele, calmati. Non è tanto buio. Calmati. Adesso ti rimetto a letto. Calmati. Riuscito a fermarla. Mi dispiace davvero. Vi ringrazio di esservi presi cura di lei. Sono certo che riuscirò. Possiamo restare qui un minuto di più.
prendere l'attico su Monte Mario. Oddio, lo sapevo. La casa è piena di pantegane. Non sento proprio nulla. Forse... stavi solo sognando.